agguato a Terrasini, due killer in moto sparano su un uomo in auto con i familiari. La vittima ferita gravemente, ma per fortuna non rischia la vita. Dura presa di posizione del sindaco di Cinisi contro il commissario del lato Palermo 1. Palazzolo invita i sindaci a non riconoscere più la società d'ambito e a pagare personalmente gli operai. Vorrei poter criticare gli errori di un presidente che fa e può sbagliare, ma con Crocetta è impossibile perché lui non fa nulla. Sono dichiarazioni del presidente della Commissione regionale antimafia Musumeci, chiaramente rivolte all'immobilità di Crocetta. A Partinico prende forma il Comitato di Liberi Cittadini, Partinico Città d'Europa. Il 28 si riunirà per manifestare tutto il dissenso nei confronti di un'amministrazione che sta calpestando anche la dignità dei partinicesi. Buonasera e bentrovati a Studio TV7. Oggi è mercoledì 18 marzo. In apertura, come avete sentito anche dai titoli, parliamo di questo agguato a Terrasini, un uomo colpito da un colpo di pistola mentre era in auto con alcuni familiari, due i killer che sono riusciti a sfuggire. L'uomo è in gravi condizioni, ma non corre pericolo per la vita. Notte a Terrasini, in piazzetta Madonna Immacolata, due uomini a bordo di un motociclo e con il viso coperto dal casco integrale si sono affiancati ad una Volkswagen Golf guidata da Pietro Gambino, incensurato, 28 anni, carinese. Hanno sparato un colpo di pistola calibro 7,65, ferendo l'uomo al collo, poi si sono dati alla fuga per le vie limitrofe. Pietro Gambino era in auto con un altro uomo e due donne del suo nucleo familiare, tutti per fortuna rimasti illesi. Gambino è stato trasportato in ambulanza prima presso l'ospedale di Partinico, successivamente ricoverato presso il reparto di neurochirurgia del nosocomio Villa Sofia di Palermo con una prognosi di 90 giorni. Sul luogo dell'agguato sono intervenuti i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del reparto operativo di Palermo per eseguire i rilievi tecnici unitamente al personale della locale stazione della compagnia di Carini. Nella circostanza sono stati trovati un bossolo ed una cartuccia inesplosa, entrambi calibro 7,65, ritrovati nelle immediate vicinanze dell'autovettura. Evidentemente l'agguato non ha avuto l'esito sperato dai killer perché la pistola si è inceppata ed il secondo colpo non è esploso. Sono in corso indagini dei carabinieri che non escludono nessuna pista investigativa. Beh, seguiremo quali saranno i risvolti su questo agguato a Terrasini che vi ricordo è accaduto ieri notte. Adesso parliamo di quella che per la Sicilia è una storia infinita, volutamente infinita, quella dei rifiuti. Finalmente c'è qualche sindaco che prende posizioni serie e tutti i commenti sui rifiuti sono davvero superflui. Avevamo pure valutato l'ipotesi di non parlare più di rifiuti perché ormai fanno parte della normalità. Purtroppo una triste normalità che ci vede nel sottobosco della civiltà europea. Dicevo, un sindaco prende una presa di posizione seria, che a mio giudizio va assolutamente supportata, ed è il sindaco di Cinisi che ha avuto un dialogo diciamo non del tutto amichevole con il commissario, l'ennesimo commissario nominato da Crocetta per il lato Palermo 1, e adesso invita anche gli altri colleghi sindaci a disconoscere l'autorità d'ambito territoriale e a pagare direttamente gli operai. Tant'è vero che io questa mattina mi sono incontrato con alcuni operai, ancora aspettano i soldi, avanzano tre stipendi, mi hanno detto andiamo a lavorare perché a casa non ce la facciamo più, aumentiamo la disperazione, non abbiamo soldi, abbiamo debiti in banca, non ci pagano, cosa stiamo a fare a casa? Meglio lavorare. A loro va sicuramente un elogio, però è una situazione insostenibile che Crocetta assolutamente trascura, così come il suo assessore contraffatto, è come se a loro il problema non importasse. E allora il sindaco di Cinisi, Gian Giacomo Palazzolo, pensa di assolutamente scavalcare la società d'ambito, pagare personalmente gli operai e prendere una seria netta di presa di posizione per provare a risolvere questo problema che dalla regione volutamente tengono in questo stato. Il sindaco di Cinisi, Gian Giacomo Palazzolo, dopo un poco cordiale incontro avuto ieri con il commissario straordinario del lato Palermo 1, dottor Scilluffo,
e preso atto dell'inconciliabilità delle posizioni emerse, ha emesso un comunicato nel quale scrive che non parteciperà ad alcuna riunione convocata da Scilluffo. La strategia aziendale del commissario del Lato, oltre a non tenere adeguatamente in conto la grave situazione scaturita dal pignoramento dell'AMI, appare del tutto inappropriata a risolvere le problematiche della società d'ambito. Non riconoscere da parte di Scilluffo i centri di costo per ogni comune, così come è deciso dall'Assemblea dei Sindaci, è un passo indietro rispetto all'apprezzabile lavoro fatto dagli amministratori locali negli ultimi mesi. Il sindaco di Cini si chiederà agli altri colleghi dei comuni del Lato Palermo 1 di sottoscrivere una sfiducia politica all'attuale commissario straordinario. Gian Giacomo Palazzolo ringrazia i 26 operai del cantiere di Cinisi che, malgrado non ricevano lo stipendio da 3 mesi, con grande senso di responsabilità e civiltà, continuano ad espletare il servizio di raccolta. Comunque, Gian Giacomo Palazzolo ha dato mandato al proprio ufficio per emettere un pagamento di 88.000 euro al commissario straordinario per consentire il pagamento degli stipendi. È un comunicato dai toni proporzionati. Ci sono 300 dipendenti che non prendono lo stipendio, c'è stato un incontro poco cordiale, assolutissimamente poco cordiale con noi, il commissario straordinario, sono delle visioni completamente differenti, è una visione che risale a circa 2-3 anni fa, quando ancora si procedeva senza centri di costo per i comuni, e tutti i sindaci chiediamo proprio l'opposto e su questo abbiamo lavorato in questi mesi. Da parte mia è finito completamente il dialogo con il commissario straordinario, nel modo più assoluto, non ne vedo l'utilità. E lei dice nel comunicato che intanto ha dato mandato all'ufficio per effettuare un pagamento di 88.000 euro, il che dovrebbe comportare il pagamento degli stipendi per gli operai che si occupano di Cinisi, ma a questo punto, considerato che non ci sono centri di costo, potrebbe anche il pagamento finire nel calderone. È quello che succederà. Questi 80.000 euro verranno utilizzati non so come, sicuramente in maniera legittima, non so in modo particolare per pagare che cosa, ma certamente non finiranno per pagare i dipendenti del cantiere di Cinisi, che devo ringraziare, che hanno un enorme senso di responsabilità e di civiltà. Ieri sera li ho incontrati, hanno capito la situazione in cui si trova l'amministrazione comunale, hanno chiara la situazione complessiva del Lato, continuano a lavorare pur non percependo lo stipendio da 3 mesi. È l'unica nota positiva di nobiltà, di iniziativa in un contesto che decisamente ormai comporta valutazioni negative, estreme, e soprattutto una presa d'atto dell'impossibilità di risolvere il problema, soprattutto se la Regione continua ad essere assente, soprattutto se la Regione si ostina a inviare commissari straordinari che non sono in sintonia con la veduta dei sindaci. Ecco, ma intanto come si risolve questo problema? Perché voi dovreste, credo, coinvolgere direttamente l'assessore contraffatto o il Presidente, perché in questo caso ne pagano assolutamente gli operai che, pur con tutta la buona volontà, non potranno continuare all'infinito senza prendere gli stipendi. Non esiste un presidente della giunta regionale, non esiste un assessore ai rifiuti, esistono solo sulla carta, non hanno mai prospettato soluzioni, non si sono mai interessati della vicenda del Lato Palermo 1 se non in maniera prettamente formale, con l'invio continuo di commissari che poi ripetutamente si dimettono, non c'è assolutissimamente un interlocutore. Io domani mattina a Cinisi avrò l'onore di ospitare altri colleghi, si sta valutando la possibilità, è un atto eventualmente forte che si verrebbe a fare, di emettere delle ordinanze con le quali noi paghiamo direttamente i dipendenti. Del resto noi abbiamo incontrato il prefetto circa un mese addietro, il prefetto formalmente ci ha consegnato un'ordinanza mettendo per iscritto che ci consiglia di utilizzarla per superare una situazione che ormai è diventata paludosa, mortificante per gli amministratori e soprattutto per i dipendenti che da mesi non percepiscono lo stipendio e mortificano, umiliano tutti noi continuando a lavorare. Io la vedo come una mortificazione, perché dinanzi alla nostra incapacità, tutto sommato anche nostra, di risolvere il problema, ripeto, è chiaro che la nostra incapacità è collegata all'inefficacia assoluta
dell'assessorato e del commissario, rimane comunque questo gesto straordinario di loro che continuano a lavorare. Quindi domani dal Comune di Cinisi partirà la proposta di pagare in maniera assolutamente rivoluzionaria. Ma allora, io domani, dico innanzitutto, il sindaco di Cinisi chiederà ai colleghi sindaci di sfiduciare politicamente immediatamente il commissario straordinario, che si è posto in termini sicuramente non congrui con la situazione che si sta vivendo. Ho la sensazione che non abbia neanche chiaro il contesto in cui ci si deve muovere. Non accetto neanche atteggiamenti che possono in qualche modo essere poco rispettosi della figura istituzionale che si riceve e con la quale si deve avviare un discorso. Questo sicuramente. Poi c'è la proposta del sindaco Stefano Bologna, che io definisco un sindaco eroe, che è quella di pagare direttamente gli stipendi ai dipendenti. È un atto eroico del sindaco Bologna. Io penso che tutti i sindaci dovremmo valutare l'opportunità di sostenere questo gesto e farlo anche noi. Bene, avete sentito le dichiarazioni di Giacomo Palazzolo sull'immobilità di Crocetta. Non vogliamo da questo studio assolutamente fare critiche, ma delle constatazioni per i risultati che sta portando questo governo, i risultati, per il nulla che sta portando questo governo, dai numeri si evidenzia che è il peggior governo regionale che la Sicilia probabilmente abbia mai avuto nella sua storia, almeno insomma, negli anni che io mi ricordi, il nulla assoluto. E basti pensare al problema dei rifiuti, quello che sta succedendo, operai non pagati, rifiuti per strada, sindaci che non sanno cosa fare, c'è chi contesta le fatture alla società d'ambito, c'è chi vuole centri di costo, il totale caos è come quando in una famiglia il padre si disinteressa dei figli che litigano tra di loro e la casa va a sfacelo. C'è un presidente della regione che dovrebbe essere il grande saggio, invece assolutamente si preoccupa di fare un po' di antimafia, insomma, così, parolaia. Quello che io vi ho appena accennato, adesso lo ascolteremo dal presidente regionale della Commissione Antimafia, Danilo Musumeci, che abbiamo intervistato chiedendogli appunto un giudizio sul governo di Crocetta. Facciamo un passo indietro un paio d'anni fa. Qualcuno che alle urne ha scelto Crocetta e non Musumeci potrebbe averci ripensato, perché io credo che facendo una semplice passeggiata per il nostro territorio, insomma, l'ambiente è quello che è, adesso c'è pure questa barzelletta, questa farsa dell'acqua, insomma, qualcosa da rivedere potrebbe anche esserci. Diciamo che il governo Crocetta non è che abbia poi effettuato questa rivoluzione in positivo che lui aveva promesso. Ma io mi accorgo che Crocetta è stata una delusione, non solo per le tante persone pentite che incontro per strada, come lei ha detto. Mi capita spesso di sentirmi dire: guardi, io non ho votato per lei, ho votato Crocetta, ma sono pentito di averlo fatto. Io avrei voluto, da sconfitto, avrei voluto un presidente della regione che governasse. Io sto all'opposizione e vorrei confrontarmi con un governo che fa alcune cose bene e che altre le fa sbagliate, ma che faccia. Invece Crocetta non governa. Crocetta è affetto da una patologia che si chiama isteria autoreferenziale, non è una brutta parola, è un uomo che vive in una sua dimensione assolutamente avulso dalla realtà e quando deve coprire la propria inefficienza si abbandona ad una clamorosa denuncia di carattere legalitario. Non è questo che deve fare il Presidente della Regione. Non deve fare solo questo, deve governare, deve affrontare i problemi, deve discutere con gli altri, deve ascoltare le organizzazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le università, i soggetti attivi del territorio. Quindi questa rivoluzione non c'è stata, anzi io credo che ci sia stata una involuzione per certi aspetti, un solo problema serio non è stato affrontato, una sola riforma è stata fatta, quella delle province. E la Sicilia è l'unica regione che ancora non ha soppresso le province, siamo diventati gli ultimi,
i servizi dell'acqua, i servizi di raccolta rifiuti in Sicilia sono pressoché al collasso, i sindaci non hanno più interlocutori. E, insomma, di fronte a questa realtà io mi chiedo se davvero non sia il caso di andare tutti a casa. Noi abbiamo proposto due volte a Crocetta di andarsene e per andarsene occorrono 46 voti. Invece ne abbiamo raccolti 39. Gli amici di Crocetta, che di giorno parlano contro di lui, la notte si incontrano con lui per dividere, per barattare. È il gioco delle due carte. Ma ci sarebbe oggi un'alternativa? Il vero problema è questa poi divisione di chi, insomma, la pensa diversamente da Crocetta, un po' tutto ostaggio del PD che comunque muove le carte a suo piacimento. Senta, io credo che in questo momento il Partito Democratico, il partito di Renzi, abbia una grande responsabilità, quella di avere determinato in Sicilia la elezione di Crocetta e quello di averlo sostenuto ancora oggi. La gente non vuol saperne di centrosinistra o di centrodestra, la gente in Sicilia è arrivata alla esasperazione. E allora, se è vero che conta la credibilità delle persone, noi vorremmo creare, io per primo sto lavorando per creare un progetto alternativo per non morire di crocettismo, ecco. Un progetto alternativo che metta assieme tutte le forze del centrodestra, ma anche chi dalla sinistra, dalla centrosinistra è pentito e vuole stare con noi. Un grande progetto che fissi 3-4 priorità, non 10-100, 3-4 priorità, e attorno a quelle lavorare per i prossimi anni. Se Crocetta non dovesse essere mandato a casa dal Parlamento, quindi dai suoi amici, resisterà ancora per altri 2 anni e mezzo, e noi ci auguriamo che almeno in questi 2 anni e mezzo il governo possa produrre un minimo di risultato sul quale poterci confrontare. Un'ultima cosa, che ne pensa di questa ipotesi prospettata dal gruppo di Forza Italia all'Arse, che Renzi sta pensando a defenestrare in qualche modo Crocetta e mettere Faraone al suo posto? Guardi, sono 1000 congetture che si possono fare. Ha una logica, secondo me. Io non credo che Renzi possa essere così spregiudicato per arrivare a questo punto. E poi, guardi, le logiche interne sono davvero una pessima politica. Io difendo il diritto della regione siciliana ad autodeterminarsi, come stabilisce lo statuto. Mi opporrei a qualunque tentativo di commissariamento da Roma, perché Roma non ha le carte in regole per dettare legge in Sicilia. Lo dico da unitario, da autonomista unitario quale sono. Roma è in debito con noi. Dovrebbe restituirci almeno 7-8 miliardi di euro che ci ha negato in tanti anni con la mancata applicazione degli articoli 36, 37 e 38 dello statuto. Quindi Renzi non può pensare di venire a fare lo sceriffo in Sicilia. Dovrebbe essere la classe dirigente siciliana ad autodeterminarsi, a mandare a casa Crocetta e ad avviare o tentare di avviare col consenso dei siciliani una nuova stagione, non di rivoluzione, o se volete la rivoluzione della normalità, è quella di cui i siciliani hanno bisogno. Rivoluzione della normalità, mi trovo assolutamente d'accordo il Presidente della Commissione Antimafia, Anello Musumeci. A proposito di Regione, il commissariamento della Camera di Commercio crea paradossi nella proprietà e nella gestione degli aeroporti di Palermo e di Trapani. La Regione è diventata azionista di maggioranza dei due scali. Lo ha evidenziato il deputato del Nuovo Centrodestra, Pietro Alongi, che invita la Regione ad eleggere i nuovi vertici di Camera di Commercio. Si accorcino al massimo i tempi di commissariamento della Camera di Commercio di Palermo e gli organismi eleggano al più presto, democraticamente, i nuovi vertici. Lo ha chiesto Pietro Alongi in seduta della terza commissione all'assessore Linda Vancheri, sottolineando una serie di discrasie che si stanno venendo a creare a causa di questo comunque non alienabile intervento d'autorità della Regione dopo l'arresto di Roberto Helghe. Tra questi paradossi, ha fatto presente il deputato del Nuovo Centrodestra, salta agli occhi che la Regione, attraverso il controllo della Camera di Commercio, finisce per acquisire anche il 20% delle azioni dell'aeroporto di Palermo,
da essa detenuto che si sommano al 40% di proprietà della provincia di Palermo, a sua volta commissariata sempre dalla regione. Dunque la regione ha in mano ben il 60% delle quote di Punta Raisi, mentre già possiede il 51% dell'aeroporto di Trapani, azionista di maggioranza in entrambe le strutture che sono antagoniste fra di loro, tant'è che la GESAP è già stata costretta a suo tempo a cedere la propria parte di proprietà di Birgi per non andare in concorrenza con se stessa. Pietro Alongi sottolinea che ciò avviene proprio quando si avvia il processo di privatizzazione degli scali aeroportuali, ecco perché ha chiesto a gran voce che in attesa del rinnovo dei vertici della Camera di Commercio la figura del commissario designato sia di altissimo profilo, perché la cartolarizzazione serve a far cassa, ma siccome a pensar male si rischia di azzeccarci sempre, è opportuno non creare le condizioni affinché a guadagnarci sia esclusivamente qualche privato a danno delle casse pubbliche, dunque dei cittadini oltre che delle istituzioni. Casse pubbliche, quelle della provincia, dei comuni di Palermo e Cinisi e di Camera di Commercio, che si sono dissanguate in questi anni proprio per ricapitalizzare la GESAP. A proposito di normalità, riprendo le parole di Nello Musumeci. A Partinico c'è un gruppo folto di cittadini normali che vorrebbe che Partinico ridiventasse un paese normale. È sotto gli occhi di tutti che negli ultimi anni è diventata davvero una cittadina invivibile, Partinico, sporca, abbandonata a se stesso, senza controllo, senza quasi nessun tipo di legge, insomma ognuno fa quello che vuole e i risultati sono quelli che insomma la cittadina è diventata invivibile. Questo gruppo di persone adesso si è riunito in un gruppo Facebook inizialmente che ha già circa 500 adesioni e adesso vuole iniziare a manifestare il proprio dissenso nei confronti di questa amministrazione che ha contribuito a mantenere nel sottobosco della vivibilità Partinico. E allora si incontreranno il prossimo 28 di marzo in una libreria Leggerei di Partinico per iniziare la loro attività di normalità. È chiaro che faremo parte anche noi di questo gruppo di cittadini che vuole rivedere una Partinico normale, semplicemente normale. Dopo l'annuncio comincia a prendere concretamente le prime mosse il movimento civico Partinico Città d'Europa, che per la prima volta si riunirà con i suoi membri il prossimo 28 marzo alle 17 nella sala conferenze della libreria Leggere E. Si tratta di un comitato sorto spontaneamente e lanciato attraverso Facebook, che già da oggi conta quasi 500 membri e che punta a far riscattare il territorio sul piano economico, sociale ed ambientale. Questo gruppo, si legge sul social network, vuole essere una cassa di risonanza e di organizzazione della protesta contro le condizioni inumane, sordide, laide in cui siamo costretti a vivere a Partinico. L'idea quindi è proprio quella di organizzare azioni collettive di mobilitazione per far sentire la propria voce alle istituzioni competenti a tutti i livelli. I motivi di questa protesta sono anzitutto ambientali, con l'eterno problema della convivenza difficile con la distilleria Bertolino, industria insalubre di prima classe posizionata all'interno del centro urbano, e delle inefficienze collegate al sistema di raccolta dei rifiuti. Questi sono solo però alcuni dei problemi che si vogliono aggredire, dall'incuria nell'arredo urbano alla mancanza di sicurezza, si legge sempre su Facebook e nella pagina del gruppo, alle strade buie piene di cani e topi. Non è più possibile accettare di essere prigionieri in casa, perché fuori Partinico è tutto fuorché una città europea. E adesso parliamo di studenti, perché due studenti di Marsala sono classificati prima alle Olimpiadi di matematica e fisica. Continuano a moltiplicarsi i risultati eccellenti conseguiti dagli alunni del liceo scientifico Pietro Ruggeri di Marsala nelle discipline più varie, spaziando dallo sport alla matematica fino alla letteratura e alla cultura in genere. I più recenti sono i prestigiosi traguardi raggiunti in ambito scientifico da due studenti delle classi quarta e quinta. Roberto Raffaele Meo, della quinta F, si è infatti classificato primo nella gara di secondo livello delle Olimpiadi
della fisica, fase interprovinciale, che si è svolta il 13 febbraio scorso a Trapani, polo per le scuole delle province di Palermo e Trapani. È stato ammesso, unico polo, alla gara nazionale di Senigallia, che si svolgerà dall'8 all'11 aprile. Alla selezione di secondo livello hanno partecipato scuole prestigiose come il Liceo Fardella di Trapani e i licei Einstein, Cannizzaro, Galilei e Croce di Palermo. Le Olimpiadi della Fisica vengono organizzate annualmente dall'AIFE, Associazione per l'Insegnamento della Fisica, soggetto qualificato presso il MIUR per la formazione docenti e accreditato per la valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti della secondaria di secondo grado. Davide De Vita, della classe 4A, si è classificato primo nella gara distrettuale di Trapani delle Olimpiadi della Matematica, svoltesi il 19 febbraio. Davide e Oscar Burgio, secondo classificato studente del liceo Ballatore di Mazara del Vallo, parteciperanno alle Olimpiadi Nazionali della Matematica che si svolgeranno a Cesenatico dal 7 al 10 maggio. Il progetto Olimpiadi della Matematica è diretto da una commissione scientifica nazionale in collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa. Affiancata ad essa vi sono alcuni studenti, ricercatori e docenti che collaborano attivamente all'organizzazione delle gare. L'UMI, con il progetto Olimpiadi della Matematica, è uno degli enti accreditati al fine di concorrere all'individuazione delle iniziative per la valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore delle scuole. Spostiamoci a Balestrate, dove il sindaco sta predisponendo i primi atti per impiantare nei siti più sensibili del paese la videosorveglianza. Partirà in via sperimentale e poi potrebbe diventare un vero e proprio deterrente per coloro i quali danneggiano la città, soprattutto nei weekend. A Balestrate dilaga il vandalismo. Il sindaco Totò Milazzo pensa alla videosorveglianza per contrastare il fenomeno. Occhi elettronici da installare nei siti sensibili tra la piazza principale del paese, il cimitero, scuole e lungomare, visti come siti particolarmente sensibili del territorio e più pericolosamente esposti alle incursioni dei teppisti. Già un primo passo si è mosso con la determina predisposta dal responsabile di direzione lavori pubblici del comune, l'ingegnere Luigi Martino, per la fornitura e la collocazione di un impianto di videosorveglianza da ricercare attraverso il mercato elettronico del Ministero dell'Economia, che supporta gli enti locali nella ricerca del prodotto più vantaggioso nel circuito nazionale. L'idea è quella di partire con una prima fase sperimentale che aiuti Balestrate innanzitutto a poter monitorare le zone del centro abitato più esposte a incursioni vandaliche. Purtroppo, specie nei fine settimana, si sono registrati episodi di danneggiamenti che, seppur di piccola entità, comunque creano disagi. Da questo punto di vista, il primo cittadino ha già avuto un contatto con la polizia privata per avviare un ragionamento di potenziamento di controllo del territorio. La cifra stanziata è inferiore a 4.000 euro ed anche il sindaco Milazzo si rende conto che è insufficiente per garantire una buona rete di copertura della videosorveglianza. Purtroppo non ci sono grandi risorse economiche e quindi vogliono partire col progetto di videosorveglianza anche in modo sperimentale, con l'idea poi di implementare le postazioni. Da Balestrate spostiamoci a Borgetto, dove ieri pomeriggio è stato presentato un libro su San Giuseppe, sulle mense di San Giuseppe nel contesto territoriale. Il libro è stato curato dalla collega e amica Francesca Davi. È stato presentato ieri pomeriggio alla Biblioteca Comunale di Borgetto il libro dal titolo Ite and Joseph, Santo tra storia, fede e folklore, un volume edito dal Galle Golfo di Castellammare dedicato alla festa di San Giuseppe, un libro scritto a più mani che racconta la tradizione del 19 marzo nei paesi che fanno parte del consorzio, dalle mense di Borgetto al patrocinio di Alcamo, passando per Partenico, Balestrate, Trappeto, Cinisi e Terrasini, considerato il protettore dei falegnami, delle ragazze nubili, degli umili, dei poveri e degli orfani. San Giuseppe è il simbolo di carità, solidarietà e beneficenza ed è su questi principi che si fondano le manifestazioni in onore del patriarca. Ad accomunare le celebrazioni organizzate nei paesi delle Galle e soprattutto il pane benedetto, elemento fondamentale nella cultura locale. La devozione a San Giuseppe è radicata in moltissimi comuni siciliani e pertanto nel volume vengono citate per le loro peculiarità anche le usanze di Capaci e di Torretta, paesi che non fanno parte del Gal Golfo di Castellammare.
Ite ad Iosef, santo tra storia, fede e folklore, mira a preservare la memoria e le tradizioni dei territori del Golfo di Castellammare, anche all'estero. Infatti il libro è stato tradotto in lingua inglese. Il volume è stato curato dalla giornalista Francesca Davì. Ad intervenire durante la presentazione sono stati il presidente del Galle Golfo di Castellammare, Pietro Puccio, il sindaco di Borgetto, Gioacchino De Luca, Monsignor Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale, Santi D'Alessandro, dirigente della Regione Sicilia. Il libro sarà distribuito gratuitamente. In cerca di trovare Gesù, Giuseppe e Maria, che sono fuggiti dal regno d'Erode e vanno verso l'Egitto. E adesso parliamo delle uova pasquali, ma quelle dell'AIL, che potranno dare un valido contributo alla ricerca contro i linfomi. Da venerdì, volontari in strada per 3 giorni per la nuova campagna delle uova di Pasqua dell'AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, per raccogliere fondi per la ricerca medica e l'assistenza ai malati. Dal 20 al 22 marzo i volontari dell'AIL venderanno le uova di Pasqua in 10 piazze e strade di Palermo, in quasi 60 comuni siciliani e domenica davanti ad una ventina di parrocchie del capoluogo. Il presidente di AIL Palermo, Pino Toro, ricorda che i fondi raccolti con la manifestazione saranno impiegati soprattutto per supportare la ricerca, l'assistenza domiciliare e tutti i servizi in favore dei malati e dei loro familiari attivati in questi anni. Chi deciderà di acquistare le uova di Pasqua riceverà anche l'ultimo numero della rivista AIL News Palermo, che dà conto di tutte le iniziative dell'associazione. E adesso parliamo del punto nascita di Cefalù, che secondo le visioni dell'assessore Borsellino deve essere chiuso. Intervengono anche i grillini e con dei numeri molto attenti fanno una considerazione: il punto non va chiuso perché è inattivo, sta aumentando le nascite e quindi diventa molto importante. Chiusura del punto nascita di Cefalù. Arriva l'appello del capogruppo del Movimento 5 Stelle all'ARS Salvatore Siracusa: impedire venga penalizzata la struttura d'eccellenza. Il deputato 5 Stelle del Palermitano ha già presentato un'interrogazione rivolta all'assessore Borsellino chiedendo che venga modificato il decreto assessoriale del 14 gennaio scorso, che prevede appunto la chiusura del punto nascita in quanto non raggiunge il minimo di 500 parti all'anno. Una scelta scellerata, secondo Siracusa. L'ospedale di Cefalù, infatti, è una struttura che nel settore ha dimostrato di saper crescere in qualità e nel numero di parti, incrementando addirittura del 15% le nascite in un solo anno, raggiungendo nel 2014 ben 420 nascite. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle all'ARS evidenzia che la struttura di Cefalù ha anche avuto un incremento di 20 parti rispetto allo stesso periodo del 2014. Se dovesse continuare in questo trend positivo, nel 2015 si supereranno i 500 parti. Risulta quindi inspiegabile il perché di tanta fretta nel cancellare un servizio non di certo inferiore né per numero di parti né per efficienza o per pulizia e professionalità rispetto ad altri centri di nascita che sono rimasti inspiegabilmente aperti. E il popolo sovrano domani sera parlerà della normalità della disabilità. Ospiti in studio naturalmente tra loro il direttore generale dell'ASPE di Palermo, Antonino Candela. Adesso parliamo di sport. Prime prestigiose iscrizioni in programma per la Maratona di Sicilia, in programma a Palermo il prossimo 2 giugno. Il mondo runner in attesa per questa prima edizione, che si svolgerà in gran parte all'interno del Real Parco della Favorita. A pochi giorni dalla presentazione della prima edizione della Maratona di Sicilia al comitato organizzatore giungono già prestigiose iscrizioni che riguardano la distanza mitica dei e sulle staffette. La Maratona di Sicilia sta diventando rapidamente un appuntamento molto atteso dai runner di tutta l'isola e non solo. Una maratona da vivere in piena armonia con la città e per la città, con un percorso apprezzato sia dal punto di vista naturalistico che tecnico. L'appuntamento è per il 2 giugno, festa della Repubblica. Lo sport amatori Partinico
è la prima società iscritta alla staffetta 4x10 km. Numerose le associazioni che hanno raccolto l'invito del comitato organizzatore, garantendo la propria partecipazione ed il proprio apporto nell'ambito dell'iniziativa per contribuire a regalare alla Sicilia un evento di grande respiro. Alcune delle associazioni che hanno già aderito: le Due Torri, Cinisi, Universitas Palermo, Sport Nuove Eventi Sicilia, Polizia di Stato, Evola Balestrate e Marathon Altofonte. Altre importanti collaborazioni sono in via di definizione. Il percorso è stato disegnato all'interno del Real Parco della Favorita, 4 giri con partenza e arrivo dall'interno dello Stadio delle Palme Vito Schifani. Un percorso così modulato per venire incontro alle esigenze degli atleti è destinato a procurare il minor impatto possibile al consueto traffico veicolare cittadino. Non solo natura, ma anche storia, arte e cultura, con i passaggi spalla a spalla con Villa Niscemi e la Palazzina Cinese. Un'offerta sportiva ampia e per tutti. Accanto alla distanza regina, infatti, gli atleti potranno scegliere tra la mezza maratona, 2 giri del percorso destinato alla maratona, e 2 staffette, una 4 ed una 2 per. Non mancheranno neanche gli eventi collaterali, tra questi la Run for Fun, passeggiata ludico-motoria aperta a tutti, e la Stracanina, una passeggiata con protagonisti gli amici a quattro zampe accompagnati dai loro proprietari. Le prime importanti iscrizioni regalano il sorriso anche a Limoncino, la mascotte spiritosa, allegra e con un chiaro richiamo alla nostra terra. A proposito di territorio, anche il comune di Alcamo festeggia l'entrata della primavera con le 3 giornate del FAI, che è il Fondo Ambiente Italiano, presso il Castello di Calatubo. E l'assessore Selene Grimaudo, assessore all'ambiente, invita insieme ai volontari salviani del Castello di Calatubo a visitare questo importante bene culturale che, grazie alla mobilitazione della comunità a cui sta a cuore la cultura del passato, si è posizionato 3° nella classifica dell'ultimo censimento FAI. Gli appuntamenti sono per il 20 marzo, giornata dedicata alle scuole, il 21 e il 22 marzo dalle 10 alle 16, iniziativa aperta a tutti coloro che vorranno seguire i percorsi culturali organizzati al Castello di Calatubo. Questo per oggi è l'ultima notizia, vi ricordo che oltre al TG che avete appena visto potete seguire dalla nostra emittente ogni ora in alternativa il TG breve di 3 minuti. Grazie ancora e arrivederci.